Passiamo al punto 17, è un emendamento presentato dal gruppo dell'UDC, avente per oggetto cooperativa ZAF, risocializzazione detenuti. Chi prende la parola? Consigliere Barbieri, prego. Ah, un attimo, consigliere, scusi. Assessore Tardi. Vado a leggere il 17. Cooperativa ZAF, risocializzazione detenuti, 10.000 euro. Parere tecnico favorevole, parere contabile favorevole. La Giunta invita il Consiglio a trasformare questo emendamento in raccomandazione. Consigliere Barbieri. Sì, io vorrei l'impegno personale del Sindaco su questa emendamento, perché è un emendamento che io ritengo estremamente importante, perché chiude un ciclo della cooperativa che ha praticamente intrapreso con l'impegno e soprattutto con il lavoro che ha dato ai detenuti del regime di semi libertà, e fa seguito anche a un accordo di convenzione che c'è stato tra la tenuta Palanzanella come mezzo alla tenuta Palanzanella per quanto riguarda appunto la gestione dell'allevamento cunicolo e della coltivazione di ortaggi. Sarebbe più facile andare in votazione per quanto mi riguarda, invece proprio perché qualcuno disse in tempi non sospetti o sospetti qualche giorno fa che qualche emendamento viene presentato per strumentalizzare, io non ritengo assolutamente che strumentalizzare questo emendamento, anzi se c'è l'impegno formale del sindaco di impegnare questi soldi a favore della cooperativa, io ritiro l'emendamento, sindaco. Sì, grazie consigliere Barbieri, la parola al sindaco. Rispondo perché naturalmente non vedo strumentale l'impegno che l'amministrazione può prendere in questi casi, perché naturalmente questo io ricordo che questa esperienza importante della cooperativa della Zaffa è stata fatta diversi anni fa, iniziata diversi anni fa con l'amministrazione Gabbianelli, e ricordo l'impegno dell'assessore ai servizi sociali della provincia di Viterbo, che era l'assessore Gelli, quindi naturalmente era già coniugata tra le amministrazioni questo impegno, questi risultati importanti che sono ottenuti, quindi ovviamente non possiamo disconoscere quello che è stato il lavoro svolto in questi anni e apprezzato, quindi naturalmente nelle prossime attività il bilancio riconosceremo anche questo bilancio. È sufficiente, consigliere Barbieri? Sì, se è sufficiente, quindi ritiro. Grazie, consigliere Barbieri. Passiamo all'emendamento numero 18, riguardante sempre il gruppo dell'UDC, avente per oggetto realizzazione di marciapiedi strada Cimina Santa Maria in Gradi, euro 210.000. Assessore Taglia. Grazie, Presidente. Si chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio 2010 per il rifacimento dei marciapiedi nella parte della strada Cimina che va da via Santa Maria in Gradi a via della Marsetta. Tale necessità nasce dallo stato fatiscente e pericoloso dello stato di fatto, e considerando l'istituzione della nuova parrocchia della Rotticella, di un asilo nido e della struttura ricreativa sportiva della parrocchia, si ritiene fondamentale un intervento urgente. La spesa prevista è di 210.000 euro da rilevare dal fondo investimenti capitolo 200-300. Parere tecnico favorevole sulla contabile, la Giunta invita il Consiglio a respingere questo emendamento. Chi interviene? Consigliere Tofani, prego. Sì, io speravo che la Giunta potesse accogliere questo emendamento, perché va nella direzione del completamento degli interventi che sono in quella zona, da via Santa Maria in Grazia, che sarebbe del tutto inutile fare via Santa Maria in Grazia se non si continuasse nella sistemazione della strada a salire fino alla parrocchia della Rotticella. Dico questo anche perché, essendo in prossimità di dare via una scuola, un complesso scolastico che prevede scuola materna, scuola elementare, scuola media, e stando le condizioni proprio di marciapiede, che è una cosa veramente pietosa, insomma, pericolosa, io credo che ci sia stata la necessità di fare un intervento di studio. Speravo che l'amministrazione in qualche maniera, proprio in relazione all'intervento che sta facendo in via Santa Maria in Italia,
facesse in qualche maniera continuare. Questo non è stato, mi dispiace. Non vorrei che, come dire, questa cosa poi ci dovessimo, come dire, dovessimo rimpiangere la possibilità di questo intervento, perciò mi auguro non succeda mai. Grazie consigliere Tofani, ci sono altri consiglieri che intendono intervenire? Consigliere Marcucci, prego. Per quanto riguarda questo emendamento, non posso disconoscere l'utilità dell'adeguamento della situazione dei marciapiedi. Via Santa Maria di Gradi, partendo dal Nivio con la San Martinese, il marciapiede sulla destra non esiste, perché esiste solo ed esclusivamente un ciglio da più parti mancanti, con gli alberi, gli ordini che ci sono di enorme grandezza, per cui è come se non esistesse. Tant'è vero che pensavo anche che si potesse fare un intervento di riqualificazione anche delle alberature, in modo tale da trasferire l'alberatura solamente su un lato, per poter fare la strada più ampia e riconquistare quindi quello spazio necessario. Considerate che lì già c'è stato un morto per una signora che attraversando, scendendo dal marciapiede perché non poteva andare più avanti, fu uccisa. Quindi io non ho detto, non credo, perché per il semplice fatto che era la mamma. Quindi c'è stato già un fatto luttuoso per la mancanza della signora. Pertanto se non io ritengo che sia chiaro che poterò formulare questo tema. Grazie. Grazie consigliere Marcucci, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se non ci sono altri consiglieri, pongo in votazione l'emendamento numero 18 presentato dal gruppo dell'UDC, che è favorevole, pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? È respinto a maggioranza. Emendamento numero 19, sempre presentato dal gruppo dell'UDC, avente per oggetto realizzazione collegamento parcheggio Sant'Antonio Piazza del Comune, via Sant'Antonio Piazza del Comune, euro 120.000. Chi chiede la parola? Consigliere? Ah sì sì, prima l'assessore Taglia Lecca. Grazie. Si chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio 2020 per la realizzazione di un collegamento parcheggio via Sant'Antonio, via del Gianfione, piazza del Comune, scala mobile. La spesa prevista è 320.000 euro da prelevare dal fondo alienazione che è 206. Cerca il parere tecnico favorevole, contabile favorevole, la giunta propone al Consiglio di respingerlo. Grazie assessore Taglio, la parola del consigliere Tocco. Sì, anche questo è un intervento che secondo me questo è stato valutato come 100.000 euro, ma sono convinto che il costo potrebbe anche essere inferiore, darebbe una grande, come dire, un nuovo aspetto proprio all'organizzazione delle piazze del comune e del parcheggio di via Sant'Antonio. Io mi auguro che con il tempo questa cosa si possa fare, tra l'altro è un progetto che già è depositato all'interno della struttura comunale, quindi sarà semplicemente di tirarlo fuori e di utilizzarlo. Grazie consigliere Tofani, chiedo la parola. Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento numero 19 presentato dall'UDC. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? È respinto a maggioranza. Astenuti? Nessuno? È respinto a maggioranza.